Io sentivo uno sparo, però non mi rendevo conto se era una macchina, a volte passano, ci sono i tombini. Sparo nella notte per fermare i ladri, insomma una serata da Far West. Ad Arezzo ci troviamo in zona Marchionna. Tutto è iniziato attorno alle 20 di venerdì sera, quando una banda di malviventi è entrata in azione. Dopo essersi arrampicati sino ad una finestra al primo piano di una palazzina, sono entrati all'interno dell'abitazione. I proprietari in quel momento erano fuori casa e i due ladri hanno subito cercato la camera da letto, dove una volta raggiunta hanno scoperto una cassaforte e l'hanno assaltata utilizzando un flessibile. A quel punto i forti rumori hanno insospettito il padre e il fratello del proprietario di casa, residenti proprio lì vicino. I due dunque sono entrati nell'abitazione, trovandosi di fronte ai malviventi che hanno spruzzato loro in faccia lo spray al peperoncino. I ladri quindi si sono dati alla fuga. A fermarli gli agenti della squadra mobile che stavano monitorando proprio quella zona. Uno dei due malviventi, una volta fermato, ha colpito a gomitate un poliziotto che a quel punto ha esploso un colpo in aria. Una cosa così ma è successa, cioè lo sparo oppure il furto, vabbè, furto, qualche furto negli anni passati c'è stato nella zona. Ma questa zona in generale è molto tranquilla, noi abbiamo sempre abitato qui, cioè io non abito ora qui, però sono nata qui e come zona in generale è sempre stata molto tranquilla. Certamente ora la situazione, se mi dice questa notizia, insomma siamo molto più preoccupati ovviamente. Siete preoccupati per l'accaduto? Da tutte le parti ci sono, purtroppo, però quando toccano il tuo paese oppure la zona dove abiti. Il ladro alla fine è stato bloccato ed arrestato con le accuse di tentata rapina aggravata in concorso, resistenza pubblico ufficiale. Si tratta di un ventenne originario di Aprilia ma residente a Foligno. La polizia adesso è sulle tracce del complice e non si esclude che la banda sia composta da ancora più persone.